Ti ho spaventato? No, no. Che c'è, giornataccia? Ne ho avute di meglio. Simona ancora non si fa viva. Credo di aver stabilito un nuovo record, lo sai? Ci ho litigato senza neanche dirle una parola. Incredibile. Vabbè, allora sei fortunato. Parlale e tutto si sistemerà. No, Marco, dico sul serio. Io credo che sia scientificamente impossibile capirsi fra esseri umani. Ti giuro, certe volte vorrei essere una formica. Almeno loro hanno un unico cervello e camminano dritte per la stessa strada. Non avevi mai ispirato a essere un insetto? Che succede? Mia madre. È successo esattamente quello che mi aspettavo. Ti ricordi quando mi hai detto che avrei dovuto parlarle perché tanto è tua madre, ti capirà, ti accoglierà? Bene, l'ho fatto. E lei sa come mi ha accolto? Facendo i panzerotti. E allora? No, allora, Marco, mia madre fa i panzerotti quando vuole starsene chiusa in cucina. Perché evidentemente a tavola c'è qualcuno con cui lei non vuole parlare. E ieri quel qualcuno ero io. Vabbè, dai, Eva, non credi di esagerare così. No, Marco, no, è mia madre. Mia madre sarà sempre premurosa, è gentile, è generosa. Ma in realtà sono 4 giorni che non mi guarda negli occhi. Cioè, lei non ha trovato neanche un minuto per stare con me. E allora fallo tu, no? Scusa, chiudila dentro la stanza e parlaci. Sì, e tutti vissero felici e contenti. Ma basta. Ma quante parole, quante chiacchiere che bisogna fare. Io con mia madre, con Eva, tu con Simona. Chi le avrà inventate poi tutte queste parole non lo so. Non lo so neanche io, però devo iniziare a usarne qualcuna con Simona. Ciao. Mi avevano detto che le parole mi sarebbero venute spontaneamente entrando in camera, ma non è così. Lo so. È da quando sono tornata che mi eviti. Non è facile. Tu mi metti in difficoltà, eh? No, mamma, sei tu che mi metti in difficoltà. Sei stata chiusa in cucina per tutto il tempo pur di non parlarmi. Alla festa che tu hai organizzato in mio onore. Pensavo che ti facesse piacere sentirti di nuovo a casa. Io mi sento a casa se mia madre mi guarda negli occhi e mi dice che nonostante tutti i casini che ho combinato, tutti i guai in cui mi sono messa, andrà tutto bene. E la vuoi sapere una cosa? Mi sentivo molto più a casa al magazzino di Walter. Adesso stai esagerando, No, mamma, tu pensi veramente che nel rapporto tra me e te, in questo momento, quella che ha bisogno di aiuto sia tu? Mamma, sono io che ho bisogno di aiuto. Sono io che tra un po' partorirò il mio primo figlio. E tutto quello che so su quello che mi accadrà e quello che mi succederà lo devo imparare dai giornali. Di rimediare. Ciao. Ciao. Ti devo dire una cosa. Eh? Sono stata licenziata. Iva ha scoperto tutta la storia di Marrese e mi ha licenziato. Mi dispiace. No, è colpa mia. Ho messo su una situazione assurda e non riesco a capire come ho fatto a non rendermene conto. Hai fatto di tutto per nasconderla, dai. Guardati la pancia. Prima o poi sarebbe venuto fuori comunque. E magari le cose sarebbero andate allo stesso modo. Almeno così ti sei arrivata la soddisfazione di fregare quell'arpia, eh? È un modo per vedere la cosa. Ma certo, ma che scherzi? Adesso tu non hai più segreti. Sei libera. Puoi essere fiera della tua pancia. Sì. È incredibile, vedi, mi hai tirato su un'altra volta.
Io devo andare. Ci vediamo dopo.